bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving, they just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, for service and devotion, you would think that I would deserve a fair promotion. Ciao bambini! Avete mai sentito parlare di Cioccolandia? Facciamoci un giro con Bobby il treno! Cioccolandia è un posto meraviglioso, tutto qui è dolce e zuccheroso, piovono fragole a ciel sereno, qui a Cioccolandia con Bobby il treno! Vieni anche tu a Cioccolandia, vieni anche tu a Cioccolandia, su e giù per le strade insieme andremo a Cioccolandia con Bobby il treno! Guardate! Non è un camioncino del gelato quello lassù! Camioncin dei gelati vedi svolazzare, piantine di gomme da masticar, se poi vedi ciambelle ruzzolar, non scordar di gridar, ciambella vai! Camioncin dei gelati vedi svolazzare, piantine di gomme da masticar, se poi vedi ciambelle ruzzolar, non scordar di gridar, ciambella vai! Cioccolandia, anche da casa subito ti chiami. Rispondimi presto, rispondi, ti amo, ti amo, ti amo. Ma dove vuoi andare, ti amo, che a noi va bene, balliamo, sei bella, ti lasci guardare. Buonasera a tutti gli amici di Mark e Vincent a Spasso col Sorriso. Stasera si prevede una puntata molto gustosa. Già dall'immagine potete capire il perché. Guardate un po', amici calabresi, dove mi trovo. Perché mi trovo in questo stand? Perché mi trovo su Corso Mazzini, dove si sta svolgendo la 15ª edizione della Festa del Cioccolato qui a Cosenza. Ma voglio salutare subito il mio amico, il mio compagno d'avventura, Vincent. Vincent, buonasera. Ma tu sempre che mangi sei? No, ne ho approfittato per gustare un po' di cioccolato. Ma quale cioccolato? È mortadella questa. No, no, vi posso garantire, amici calabresi, ne approfitto per salutarvi che questo è un salume di cioccolato veramente delizioso, si riproduce veramente la mortadella del nord. No, io per sicurezza, Vincent, voglio vedere se stai dicendo la verità. Fammela provare pure a me, perché non è giusto, non è giusto. Vediamo se è vero, vediamo se ha ragione il mio Vincent. Ha ragione, sì, ha ragione. È cioccolata. Complimenti, complimenti. Io direi di andare a chiedere a qualcuno come si realizza. Io direi di iniziare ufficialmente questa Festa del Cioccolato, 15ª edizione, qui a Cosenza. Seguiteci. E adesso vediamo la lavorazione del torrone. Sono veramente curioso
sono degli artisti, chiediamo dopo loro la provenienza. Avete capito, cari amici calabresi, stanno lavorando di coltello. Chiederemo quali sono gli ingredienti per questo stupendo torrone. Non vedo l'ora di assaporarlo perché mi è venuta l'acquolina in bocca. Ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, che siamo alla 15ª edizione della festa del cioccolato a Cosenza. Ecco, mentre il nostro amico lavora, io intanto, senza disturbare più di tanto, voglio chiedere come si realizza questo torrone. Quali sono gli ingredienti? Acqua, zucchero e mandorle. Acqua, zucchero e mandorle? Sì, sì, solo questo. Nient'altro. Ma voi di dove siete? Catania. Catania, la meravigliosa Catania. Città sicula, ma proprio Catania o provincia? Catania, Catania, Sant'Agata. A Sant'Agata, beh, devo dire che sono dei veri maestri in queste delizie. Ma c'è la possibilità di provare un po' di questo vostro torrone? Sì, fra qualche minuto, appena si raffredda, perché sto facendo raffreddarlo, ve lo faccio provare come lo faccio provare a tutti. Ah, quindi la tecnica dei coltelli, passarli da una parte all'altra per raffreddare? No, la tecnica dei coltelli è perché si deve stirare e si deve fare sottile, perché in modo che la gente lo possa mangiare, che sia fino. E c'è chi non lo sa fare, che lo fa con mattarello, chi lo sa fare come noi catanesi, usiamo solo i coltelli senza toccarlo mai con le mani. Ah, avete capito allora, noi calabresi utilizziamo il mattarello, loro invece i coltelli. È bello mettere a confronto le varie culture. E dopo aver parlato di non terroni ma di torrone, no? Ma mi è venuto veramente l'appetito. L'appetito viene mangiando. Mamma mia. E noi andremo a mangiare. Ma l'argomento della sera, io vorrei chiedere, visto che ci troviamo in un contesto di una festa del cioccolato, ma i nostri amici calabresi preferiscono il cioccolato fondente oppure il cioccolato al latte? Andiamo a chiederlo. Ma tu, Vincent? Io amo il cioccolato fondente perché migliora l'umore, poi fa bene al cuore e poi a me piace, lo mangio. Quindi a te piace il cioccolato fondente? Certo. A me invece il cioccolato al latte. Vabbè. Ne capisce. Andiamo, no, però il cioccolato fondente fa bene. Sì, allora andiamo a chiedere. Andiamo. Buonasera, il primo intervistato della serata. Il suo nome? Nuccio. Di dove sei? Cosenza, quindi la festa del cioccolato la conosci bene. Sì, però la facciamo largo perché c'è troppa confusione davanti agli. Infatti c'è tantissima gente, facciamo i complimenti a tutta l'organizzazione che ogni anno organizza questo bellissimo evento che è conosciuto ormai in tutta la Calabria. Allora, io devo fare una domanda molto... il tema è la cioccolata, quindi devo fare la domanda... Tu cosa preferisci, la cioccolata fondente o quella in latte? Fondente. Rimane il sapore in bocca più a lungo e la preferisco, in effetti. Fa pure bene. Fra l'altro, bravo. Fa bene al cuore. Ah, questo non lo so. La mangio più spesso, allora. E ti dico pure un'altra cosa, fa pure dimagrire. Vabbè, non è il tuo caso, però fa pure dimagrire. Ne approfitto la prossima volta. Ci penso pure su quest'altra variante. Grazie, allora, buona festa al cioccolato. Però fondente o al latte? Fondente, sempre, per tutta la vita, sempre. Senza capelli o con capelli? Con capelli. Mi è andata male, andiamo avanti. Porta fortuna. Ciao, buona serata. Mi scusi, posso disturbarla un secondo? Ma senta, lei viene alla festa del cioccolato e si mangia la crispella, me la spiega? Esattamente sì, sarebbe scontato mangiare il cioccolato alla festa del cioccolato. Abbiamo assaggiato anche il cioccolato, però facciamo onore alla nostra tradizione calabrese. Ma all'interno non c'è cioccolato? Assolutamente no, sarebbe scuro e non chiaro. No, magari all'interno uno ci fa le siringate di cioccolato. La domanda di questa sera, lei preferisce cioccolato fondente o al latte? Fondente. 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 Più nero è, meglio è. Oh, e magari con il 97% di cacao. Sì,
Grazie. Grazie a lei. Ma cosa... No, no, non devi dire, sono curiosa. Cosa stai provando? Cosa stai provando? Mi è scappato. Ma ero curioso solo cosa stai mangiando. Non solo ci prova, non ci prova. Cosa stai mangiando? Il di Acri, antica ricetta del 1700. L'hanno detto loro. E come la fanno ad Acri? Andiamo a trovare la nostra amica di Acri, va? Vabbè. Fondente o al latte? Fondente. Fondente o al latte? Al latte. Al latte, la signora preferisce? Fondente. Ti piace quindi il cioccolato fondente? Certo. Certamente. Andiamo avanti. Mark, panzerotti e cullurielli di Acri. Praticamente c'è di tutto a questa festa del cioccolato. Non manca nulla. Oio, cosa vedo? Mamma mia, come sto. Mamma mia, come sto. Spettacolo, i cullurielli di Acri, una ricetta del 1700. Pensate che realizzano questi cullurielli senza la patata, mentre in tante versioni calabresi si mette all'interno la magica patata, la patata, la regina della carne. Ma andiamo a vedere come si preparano, Vincent, seguiteci. I calabresi non impendono soltanto le soppressate, ma ci sono anche l'anduia, ma anche colorietti. Il tuo nome? Paolo Ciardullo. Paolo Ciardullo. Senti, io desidero un culluriello, che posso fare? Ma non è che mi viene male di panza visto che è caldo? Assolutamente no. E quindi? Non è un lievito madre. Non è un lievito chimico questo qua. Quindi il lievito madre. Ma io volevo vedere come si preparano, Vincent. Allora, mentre lui ci prepara il culluriello, facciamo velocemente l'intervista, ok? Lo voglio spiegare in tutta la Calabria, non solo, come avviene la preparazione dei culurilli. È molto semplice: farina, acqua, lievito, lievito madre, è una lunga lievitazione, oltre 24 ore. E poi più si lievitano e più buone sono, giù? Sì, giusto. Senza patata. Senza patata. Questo va precisato. Sì. Quindi non ci resta che provarla, Vincent. E sicuramente è una grande specialità che vuole magnata. Ma guarda questo qua che non mi fa mai mangiare. Quando si ha questa delizia in mano va solo magnata, a tra poco. Mi ha fregato, ma non finisce qui. Mark, c'è una signora che mi ha detto che la tradizione cosentina parla invece di patata. La signora si chiama? Maria Teresa. Maria Teresa, quindi lei come realizza questi crispelloni? La tanta patata, tanta farina e il lievito. Mi dispiace, un altro sapore, perché la patata rende più gustoso, quindi li puoi mangiare sia dolci che salati. Ottime le vecchiarelle, cioè con le alici. C'ho una fame, ma questa sera l'argomento è il cioccolato. Lei preferisce il cioccolato fondente? Non li sanno fare. Tu sai fare? Che sì. Tu come ti chiami? Martina. Tu sai fare? E tu come ti i cullurielli? Sì. Loro già sanno fare i cullurielli, gli gnocchi alla maniera cosentina. Si crescono bene. Sanno pure i cetrioli, le carote, le verdure, però la tradizione è tradizione. Ma che bravo! Sicuro che non sono brave col cioccolato. Tu lo sai fare la barretta di cioccolato? No. Ah! E a proposito di cioccolato, visto che siamo in questo fiume tra tanta gente, stiamo facendo una domanda molto semplice: preferisci il cioccolato fondente o al latte? Quello che fa bene è il fondente, però quello che si ama è al latte. Ma non fa ingrassare il cioccolato al latte? Ah no? No. A me il cioccolato fondente hanno detto sì, il cioccolato al latte no. Però qualche volta si può anche sgarrare, la festa del cioccolato è una volta tanto, allora sgarrare è pure buono perché ti mantieni più in allegria, qualche volta si deve sgarrare. Ma diciamo, stasera cosa abbiamo provato di buono? Veramente stasera iniziamo con queste,
con le ciambelle fritte alla farina. E poi c'è lecca lecca al cioccolato. E poi si conclude con il dolce. Le praline al cioccolato. E andiamo a provare gli ospiti. Ci sono di Scilla, ci sono di Soriano, non lo so, quindi. Grazie. Grazie signora. Grazie. Ciao bimbe. Salutate, salutate. Salutate. Le bimbe salutano. Io avevo fame e ne approfitto, Mark, ne approfitto. Mangia, mangia. Per chi si fosse sintonizzatore sulle nostre emittenti RT Calabria, canale 12, STV, canale 112 ed ST Televisio, canale 628 del digitale terrestre, ci troviamo alla festa del cioccolato qui a Cosenza, su Corso Mazzini. Tantissima gente da tutte le parti della Calabria. Io, come in ogni puntata, saluto il nostro operatore di ripresa e montaggio, Enzo Cittadino. Continuiamo, continuiamo con le interviste. Permesso, buonasera. 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 Cosa ci stai facendo provare? Allora, la crema di liquore di crema di cioccolato. Che azienda siete? Liquorificio Castel dell'Elch, Fuscaldo. È il primo anno che partecipate alla festa del cioccolato? Questa è la 15ª edizione che facciamo, noi siamo degli storici. Quindi avete seguito tutte le edizioni? Da quando è nata facciamo parte dell'associazione Ciò che Ciò qua a Cosenza, e da quando è nata abbiamo sempre partecipato. Complimenti, ma qual è l'edizione più bella che vi ricordate? L'edizione al teatro, a Rendano, là abbiamo fatto una bella edizione. La prima edizione che abbiamo fatto è stata al Teatro Rendano. Non lo posso confermare perché non l'ho vista quell'edizione. Io sono, questo è il terzo anno che seguo la festa del cioccolato e devo dire che ogni anno sempre più grande, sempre più bella, arriva tantissima gente da tutta la Calabria e questo fa onore e un orgoglio per la città di Cosenza. Sì, sì, è vero, arriva tanta gente sia dalla Calabria e dalla Sicilia e dalla Puglia, tantissima gente. Infatti ci sono tanti standisti anche siciliani che vengono come in tutti gli anni qui a Cosenza, la festa del cioccolato. Io non mi resta che provare questa crema al cioccolato. Liquore al cioccolato. Crema di cioccolato. Crema di cioccolato. Aspetta, lo ripetiamo, lo ripetiamo. Crema? Liquore crema di cioccolato. Alla vostra. Non è tanto fredda adesso perché l'ho tolta, che era troppo, però particolare. Complimenti, complimenti. Per tutta la info vi posso trovare a Fuscaldo. Avete una pagina Facebook? No, l'email e il sito internet abbiamo. Noi ti salutiamo, grazie. Il tuo nome? Antonio Belcastro. Buona festa al cioccolato. Cinzia, c'è il mio operatore che mi sbuca da tutte le parti, mi sbuca. L'avevo davanti e me lo sono ritrovato dietro, pensa un po'. Solo Enzo Cittadino può fare queste cose qui. Allora, questa festa al cioccolato, come sta andando? Bellissimo, bellissimo. Qual è la cosa che ti sta colpendo? Di più? Che c'è tantissima confusione, proprio un fiume di persone, troppo. Scommetto bello. Che solo alla festa al cioccolato Corso Mazzini è così pieno. È vero, sì. Quindi facciamo i complimenti a tutta l'organizzazione. Certo, come no, sì, bellissimo. Complimenti a chi organizza, perché è veramente una bellissima. Però non ti vedo, non ti vedo con il cioccolato in mano. Ho già mangiato, già mangiato. E quale abbiamo assaggiato? E il cioccolato fondente. Io sono pro cioccolato fondente perché rende le persone più sorridenti e felici. Faccio un sorriso. Hai un sorriso meraviglioso. Ricordati che sei con Mark e Vincent a Spasso col sorriso. Grazie. Ciao. Ciao. No, vi presentate alla festa del cioccolato con un coso, del, un coso piccolo così, dai, non va bene. Ma che figure ci facciamo? Vabbè, è il simbolo. Ah, giusto il simbolo. Visto, giusto per far vedere alla gente che stai provando il cioccolato. Sì, è buonissima questa cioccolata poi. Come al latte fondente, al latte. Al latte, e questa è...
No, questo è il cioccolato bianco e questo è il latte. Comunque Vincent, tantissimi giovani anche. Vero, vero. Ma Mark vuole invitare queste ragazze a mangiare cioccolato, ma non lo sanno che contengono oltre 400 calorie e 100 grammi di cioccolata? Noi stasera, Vincent, mi sa che ritorneremo alla Mesia con qualche chiletto in più. E a noi non ci fa bella cioccolata. Lo so, però la festa del cioccolato è solo una volta all'anno. Ma io devo andare a cercare le deliziose tagliatelle al cioccolato. Perché me le devo mangiare. Le sto cercando pure io, Vincent. Guarda, ma dobbiamo usare. Ma qua si sente solo l'odore di profumo di cioccolato. Lo so, però devi sentire anche quello della farina che viene utilizzato per realizzare le tagliatelle. Speriamo di trovarlo questo stand. No, ho sentito parlare di fichi con noce e scorza di cedro. Scorza di cedro, non di limone. Va provata. Cedro di diamante, ci precisiamo a dirlo, Cedro di diamante, non San Nicola. No, diamante, perché la zona del diamante c'è i migliori cedri al mondo. I migliori cedri al mondo. Permetti, io devo provare una di queste delizie. Siamo all'interno dello stand con la Volpe di Belmonte, provincia di Cosenza. E io ne approfitto, Mark. Vincent, do show le palle, ci sei tu. Strana sta cosa. No, non è vero, non è vero. Ecco, ma ecco qua. Riusciremo? Ecco, quindi abbiamo detto che i fichi contengono noce e scorza di cedro. Mai provato, c'è sempre una prima volta nella vita. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Mark e Vincent a Spasso con il Sorriso. E appunto, con Mark e Vincent a Spasso col Sorriso. Vincent, Mark, ma tu mangi da solo, Vincent. Ti ricordo che ci sono io e c'è il nostro operatore, Enzo Cittadino. Ricordati che il nostro motore, la nostra macchina. Mangiare ci sei. Ho trovato un amico, l'ho pizzicato e lo devo intervistare. Quello che stavo dicendo io, mangia sempre. Dove c'è da mangiare? Solo il tuo nome. Il tuo nome? Santo. Lui è Santo, è un caro amico di un'azienda che si trova a Catanzaro, leader in edilizia. La ricordiamo, Calabro Parati. Ma siamo qui per un'altra cosa, c'è questo fiume di gente per la festa del cioccolato e noi stiamo facendo un piccolo sondaggio. Preferisci il cioccolato fondente o al latte? Fondente. Oh, magari con una percentuale di cacao molto elevata. Sì, beh, però non più del 75%, perché sennò poi è troppo amaro e quindi non. E allora ci aiuti a trovare lo stand delle cioccolate con oltre il 97% di fondente, perché io devo provarla questa sera, ho l'astinenza e devo provare questo tipo di cioccolata. E poi hai visto lo stand sulle tagliatelle? Sì, è di là, l'ho visto, sì. Diceva di andare subito perché era già calda. Andiamo subito, Vincent, scappiamo. Quindi, grazie Santo! Grazie, andiamo, grazie all'intervista, ciao! Buonasera, lei preferisce il cioccolato fondente o al latte? Fondente, grazie. Ma non immaginavo che la cioccolata fondente, Vincent, era più... Quando io andavo alle elementari, mi ricordo che facevamo il dopo scuola, ogni lunedì, me lo ricordo come fosse ieri, ci davano l'amichetta, perché a Milano c'era l'amichetta, e il classico cioccolato fondente, la barretta. Una delizia che mi è rimasta sempre nel cuore. Infatti sta spaccando. Certo, ma dobbiamo trovare lo stand con le tagliatelle. Dobbiamo camminare, Vincent, camminiamo! Siamo l'ombelico del mondo. Vedere le mosche in una voce. Ma con la
Vincent, ma tu in quel balletto ci hai capito qualcosa? Guarda, non ci ho capito nulla, mi sono divertito, mi hanno anch'io fatto perdere un po' di grammi e devo recuperare. Ci voleva proprio sto balletto. Ma in questo stand mi sembra di aver visto dei fichi con il cioccolato. Ma sempre là ti sbatta la testa a te. Ma no, non le credo. Andiamo. Noio voleva provare un pezzo di... Bellissime, tre sorelle furbissime, sono quelle abilissime. Il mio Vincent è in dieta, non me lo fate mangiare, per favore. Ma in dieta la festa del cioccolato non può venire. Hai ragione, non si può mettersi in dieta alla festa del cioccolato. Allora, come sta andando? Bene. Si vede, penso, insomma, avete inquadrato un po' di... Si vede come? Complimenti veramente. Grazie. Allora, qualche specialità di quest'anno? Allora, noi... Qual è il prodotto che state vendendo di più? Guarda, un po' di tutto, nel senso dalla semplice tavoletta al cioccolato al latte fondente bianca, poi a tutte le elaborazioni che noi facciamo, quindi tartufini in vari gusti, fichi al cioccolato che è una delle nostre proprio specialità. Allora, vengo io, Mark, della trasmissione Mark e Vincent da Spesso col Sorriso. Cosa mi fai provare? I fichi, vediamo questi fichi come sono. Allora, ti faccio provare il fichetto a rum. Ok, tra poco vi dirò com'è, amici di Calabria. Veramente gustoso, buono veramente, complimenti. Per chi vi volesse contattare e provare i vostri prodotti? Allora, Garritano 1908, ci troviamo a Montalto, in Contrada Pianette. Su Facebook? Certo, Facebook, Instagram, siamo su tutti i social. Grazie e buona festa al cioccolato. Ah, un cioccolato fondente o cioccolato al latte? Fondente. Grazie. E abbiamo Sam. Per chi si fosse sintonizzatore sulle nostre emittenti, ci troviamo a Cosenza, su Corso Mazzini, per la 15ª edizione della Festa del Cioccolato. Ma stiamo trascorrendo una serata veramente bella, deliziosa, dolce, gustosa, mamma mia. Veramente il nostro mondo, Vincent. Il mondo del cioccolato, ma io... Ricordiamo che è un appuntamento ormai fisso
in tutti gli anni, Vincent. Quindicesima edizione. Si svolge la fine di ottobre e già iniziata ieri, è iniziata, quindi dura 3 giorni, ricordiamolo. Magari per chi volesse venire il prossimo anno, anche se c'è tantissima gente, però visto che bisogna sempre crescere, bisogna aumentare. Non dire che c'è tanta gente, c'è un fiume di gente. Un fiume di gente. Allora io vorrei entrare in questo stand perché ho visto dei lecca lecca e onestamente io sono un goloso, lo sanno tutti i nostri ascoltatori. Allora c'è la Calabria intera, però vi invitiamo, per chi non è potuto venire quest'anno alla festa del cioccolato, di venire perché ne vale veramente la pena. Scusate, ma abbiamo fatto questa sorpresa. Come potete vedere da casa, tutti i tipi di cioccolata, c'è la meraviglia qui. Che stai facendo, Vincent? Sto facendo la conta perché c'è l'imbarazzo della scelta, ma veramente ci sono decine e decine di delizie. Io mi faccio consigliare, Vincent. Cosa mi consigli? Dipende da quello che le piace. Uno che sta andando forte, un dolcino che sta andando forte. Ma uno un consiglio. Cosenza si direbbe, si frigogna, giusto? No. Ripieno Nutella. Bianco, che sarebbe? Cioccolatino bianco ripieno Nutella. Posso? Sì, certo, prego. E questo è quello buono. Possiamo? E ha ragione. Sì, grazie. Però io sono pro fondente e un qualcosa di buono col cioccolato fondente. Fondenti abbiamo come novità quest'anno quello al peperoncino oppure ripieno amarena, proprio col cuore di amarena. Questo è al cuore di amarena, io per non offendere gli espositori vado a gustarlo. Complimenti, dove vi posso trovare? San Marco Argentano, Dolce Napoleone. Grazie e buona festa al cioccolato. Non c'entra la festa al cioccolato, Vincent. Perché banana al cioccolato, dolce no, salato. Quella è gelato al cioccolato. Banana al cioccolato. Quella è gelato al cioccolato. Allora, non è vero. Aspetta. Dolce po' salato, tu gelato. Grazie signora. No, però spiegami se il signore la conosce. Gelata al cioccolato. No, non la conosco. Non la conosce. Pupo, l'ho conosciuta a Pupo. Però lo mangiate il cioccolato? Ogni tanto, sì. Fondente o al latte? Io preferisco qui il salato e il cioccolato. Bella roba. Ah, non bello capo e culo. La soppressata, soppressata. Ci siamo capiti. Anduia. Grazie. Però un bravo cosentino non può non venire a questa meravigliosa festa, la festa del cioccolato. Ma io sono curioso, voi sapete che Marco e Vincent a Spasso col Sorriso è un programma sul sociale e voglio approfittarne per salutare tutti i volontari impegnati in Calabria nel sociale, tutti quei volontari che vanno nelle case di riposo, negli ospedali e che danno assistenza ai bambini speciali, ai bambini con autismo, ai bambini, ahimè, che hanno dei tumori. Voglio dare un bacio anche ai nostri volontari che in questi giorni hanno fatto la scuola di formazione, la scuola clown, e non possiamo fare altro che ringraziarli per l'impegno sempre nel sociale. Vi ricordo le pagine dell'associazione Vola Volontari Lavitini e Nasi Rossi a Domicilio. Continuiamo. Dimmi. Però ci sono degli oggetti che secondo me sono molto particolari. Molto particolari questi. Mi fai vedere una banana decorata? È l'unico frutto dell'amore. È la banana, è la banana. Vedi? Questa è la banana che per le persone che non devono chiedere mai. Guardate quanti smeraldi. È stata rivestita di cioccolata fondente e poi ci sono anche gli smart, eh? È la novità in questa fiera, la festa del cioccolato. È la banana, è la banana, è l'unico frutto dell'amore. È la banana, mangia
Na balle, no balle, no truffo chi nulle. Ma na balle, na balle. Ma se gli do una mozzicata alla banana, che succede? Me la posso mangiare? Banana regalata, banana va mangiata. Permesso. L'amico che si chiama Emilio. Emilio stava ridendo perché? Proprio, perché ho una novità. Ma per la banana o per il mio Vincent? Per il tuo Vincent, perché me l'ha saputo dire. Se gli do una morsata, che cosa succede? Non la potete mangiare. Quindi queste banane vengono create da voi. Certo. Realizzate, allora, si prende la banana, spieghiamola, lavorata, dai. Spieghiamola a casa, come viene svolta tutta questa lavorazione. Squagliamo la cioccolata. La fanno pure a casa, se ci riesco. La cioccolata, la immersiamo nel contenitore. Poi ci mettiamo gli Smarties, la sbucciamo e poi è pronta per il cliente per mangiarla. Molto semplice, quindi la possono fare a casa. Quindi avete capito? Prendete una banana, questa qui, la zuppate. Come lo diciamo noi qua in Calabria. In dialetto. L'inzuppate dentro la bacinella, la togliete fuori e poi mettete il condimento che volete. E vi esce la banana al cioccolato. Avete capito? Ma mi stanno rimproverando. Chi è il tuo capo, il tuo datore di lavoro? No, siamo insieme. Che azienda siete? Dove vi trovate? Aziende non abbiamo, siamo fratelli Citro. Abbiamo caldi arrosto. Ah, un po' di tutto. La festa del cioccolato come sta andando? Ma è meno dell'anno scorso, ma però non ci possiamo lamentare. Ma su Facebook ci siete? Certo, fratelli Citro. Avete capito? Buona festa del cioccolato. Grazie pure a voi. Ciao. Ecco, fa la canzone. È la banana. È la banana. È l'unico frutto. È l'unico frutto. Te la sto suggerendo io, quindi non lo sai. Non lo so. Dell'amor. Dell'amor. Quindi te la mangerò. Grazie. No, sto scherzando, ma. Ma lascia perdere la. Ma com'è sta banana al cioccolato? È buonissima. È buonissima, quindi. Sì, tantissimo. Cosa ti piace della festa del cioccolato? A parte il cioccolato. La cioccolata. È un qualcosa che ti colpisce? O meglio, che ti ha colpito? Il babà. Babà. Allora, facciamo un sunto, scusa, cioè, dobbiamo mangiare ancora le tagliatelle? Sì, sì. Babà, ma anche i ravioli col cacao. Dove li possiamo trovare tutta questa roba? Il babà anche qua, oppure più avanti, i ravioli di là. Prima le tagliatelle, due rigatoni. Le tagliatelle di là sono. Grazie dell'info, okay. Gentilissima. Ciao. Buona serata. Ciao. Mark, ma tu sei stato leggermente scostumatico con la figliola. No, Vincent, no. Frutto dell'amore. Ma... C'è la canzone come fa? Io ho fatto cantare la canzone. Punto. Ma che stai facendo? È ferma la Vespa. Ma perché mi fai fare sempre brutte figure? Perché? Mi hai rovinato un grande sogno. Quale sogno? Sognavo di essere nel paradiso della cioccolata. Ma in realtà noi siamo nel paradiso. Paradiso della cioccolata. Anche se per pochi giorni all'anno questa città, raggiunta da tutti i calabresi, perché comunque vi possiamo garantire che stanno arrivando da Reggio Calabria per arrivare anche al paese più lontano della provincia, Cosentina. Ma andiamo a vedere cosa stanno preparando qua, Vincent. Io vedo una ragazza molto molto bella, con un bellissimo sorriso. Tra l'altro è pure una mia cara amica. Io giro, ti vengo a conoscere, perché i nostri telespettatori ti vogliono vedere chi sei. Sono curioso. Io vorrei farti una domanda. Ma se tu dovessi corteggiare un conduttore televisivo, cosa gli offriresti per invogliarlo a provare? Ha capito un gianduiotto come appena fatto. Un gianduiotto appena sì, fatto sì. Hai capito il mio Vincent. Intanto dicevo il tuo nome. Katia. Katia,
che ormai la seguo su Facebook. Non sapevo. Perché non sapevo che ti piaceva questo mondo. Sì, no, ormai sono 10 anni che lavoro in pasticceria. Quindi sì. sei brava. Io non dico niente, lo lascio dire agli altri. Ma che voglio dire su questa festa del cioccolato? È molto interessante, io è la prima volta che partecipo, sono stata tanti anni qui come cliente, cioè a passeggiare, però che sta facendo? Non ci fare caso, è di natura così il mio Vincent. No, bella, molto ben organizzata, mi piace, sì. Cosa state facendo qui? Allora, vedo cannoli. Un po' di tutto. Bomboloni, cannoli col cioccolato, senza, abbiamo il gianduiotto, Caffarel, questo è proprio l'impasto del gianduiotto, il classico cioccolatino della Caffarel, che è conosciuto da oltre 190 anni di storia, questo cioccolatino. Anzi, è stato il primo cioccolatino ad essere incartato singolarmente. Ma io lo voglio provare, mi ha fatto venire la voglia, Katia. Questo così non l'hai mai assaggiato, è come appena fatto quando esce dalla macchina. Poi servito da te a tutto un altro sapore, sicuramente. Anch'io non l'ho assaggiato, non mi ricordo. Ce l'ho per tutti. Vabbè, anche al cameraman a questo punto. Il cameraman non mi dire che fai il replay per fare vedere come mi rimangio. Se no poi a Melania cosa gli dico. Davvero buona. Buona. Ma tu quale preferisci? Beh, ovviamente il gianduiotto. Invece per quanto riguarda la cioccolata, fondente o al latte? Cioccolata preferisco, a me piace quella bianca, ma pure quella al latte. Una piccola ricetta per i nostri telespettatori al cioccolato, al volo. Ricetta al cioccolato al volo. La prima che ti viene in mente. No, vabbè, così al volo non possiamo dire niente. Non dire tutta la formula. Perché le mie sono molto elaborate, poi sono segrete. Abbiamo capito. Se le vogliono magari mi contattano in privato e poi vedo di aiutare qualcuno. Grazie Katia, buona festa del cioccolato e sempre a spasso col sorriso. Sempre. E il sorriso c'è. Ciao. Grazie. Buonasera, lei preferisce il cioccolato fondente o al latte? Fondente. Ah, è tutta un'altra cosa, altro che quello al latte, no? Per me sì. Le sta piacendo questa festa? Sì, moltissimo. Ma troppa gente, veramente. È buono perché gira il commercio, girano i soldi, ognuno lavora. Ma tu hai speso? Io spendo sempre. Cosa hai comprato? Un buon cioccolato. E le sciotte, amico. Per la casa, grazie. Buona serata. Sera. Non vedo il cioccolato, dov'è? Vieni qua, dove? Massimo! Dov'è il cioccolato? Provvederemo. Non mi dite che non avete provato il cioccolato. I vostri nomi? Ilaria, Anna, Alessandra. Di dove siete? Montalto. Di Cosenza. Che cioccolato preferite? Fondente o al latte? Al latte. Al latte. Al latte. Ma di cosa stavate parlando? Sono curioso. Fatti nostri. Fatti di donne. Non mi sembra proprio una cioccolata. Se no magari uno si litiga con la moglie. No, io voglio salare. E allora abbiamo fatto salate e tocco. Lei uno. Sto sentendo un parlare del titolare che dice: poi se volete vi faccio il panino salato, ma anche il panino ripieno di cioccolato. Panino ripieno di cioccolato. Scusi, ma è vero che lei fa il panino con la cioccolata? Che fa il panino con la cioccolata? Sì, con la cioccolata Caffar. Finalmente l'ho trovato, lo stand che stavo cercando per tutta la serata. Qui mi sembra che stiano per fare le tagliatelle con il cioccolato. Vincent! E come diceva il buon Alberto Sordi, tu me provochi e io te magno. Vincent! E questo è il mio piatto. Ma io ci sono prima di te, non è giusto. Prego signori, c'è anche di sotto con la liquidizia al cioccolato anche. Che sta quasi per uscire. Allora, io intanto, se voi non vi offendete, me magno un po' di tagliatelle, eh?
Vincent, io ne approfitto per intervistare il cuoco. Ma chi vuoi? Io devo mangiare. Allora, cosa stiamo preparando? Innanzitutto il tuo nome. Allora, sono Francesco Fiorino. Cosa stiamo preparando per questa festa del cioccolato? Ora stiamo facendo un risotto con liquirizia e cioccolato, con scaglie di limone e niente, buonissimo e da assaggiare per tutti quanti. È una novità. Il mio Vincent cosa sta provando? Sta assaggiando le tagliatelle al cioccolato con granella di pistacchio. Ah, capito. Si tratta bene? Sì, si tratta bene, sì, si tratta bene. Maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, io me ne mangio. Da quanto tempo facciamo questo lavoro? Allora, sono quasi 25 anni. Allora devo provare le tagliatelle, saranno sicuramente buone. Sì, sicuramente sono buone. Ci sono anche i ravioli al cioccolato, facciamo anche il tortino al cuore di cioccolato e facciamo anche della pasta fritta aromatizzata al cacao con della cioccolata e della granella di pistacchio. Un commento su questo evento straordinario ormai fisso per la città di Cosenza e non solo, perché c'è l'intera Calabria. Sì, diciamo che ormai è una festa affermata, sono quasi 15 anni che stiamo andando bene, ogni anno sembra migliorare, credo. Si vede, e come si vede? Io ti auguro una buona festa del cioccolato, buon lavoro. Ti vedo un po' sudato. Io la ringrazio, invito a tutti quanti i telespettatori a venire qui allo stand di Occhiuto e Bozzo ad assaggiare le mie specialità. Sei stato bravissimo e complimenti a tutti, perché ognuno, ho visto che ha un ruolo, abbiamo il cuoco, l'assistenti, poi abbiamo il cassiere, giustamente, abbiamo lui, un altro cuoco? Sì, un altro cuoco che sta friggendo la pasta fritta praticamente al cioccolato. Non mi resta che provare queste tagliatelle. Prego. Buona serata e buona festa al cioccolato. Stiamo per provare un risotto mai sentito in vita mia. Oltre ad esserci del cacao amaro, che comunque alla festa del cioccolato ci sta anche, all'interno inseriscono altre pietanze incredibili come la liquirizia, la scorza di limone, la panna, del parmigiano e, per fare contrasto, un po' di pepe nero. Quasi quasi va magnato. Che spettacolo, che spettacolo! Ora è il momento della grattugiata di scorza di limone sopra. Quindi ricordiamo gli ingredienti: cacao amaro, liquirizia, scorza di limone, panna, e un po' di parmigiano e un pizzico di pepe. Io sono un buon gustaio e i nostri ascoltatori calabresi lo sanno, perché piatto ricco, micci ficco. Veramente è il paradiso del cioccolato, il paradiso del cioccolato solo a Cosenza. Grazie. E come ogni piatto che si rispetta, deve essere provato. Buonissime, molto sì. I vostri nomi? Miriam e Federica. Ma il riso l'avete provato? No, questa è la prima cosa che abbiamo provato. No, non ancora abbiamo. Dovete provare anche il riso? Dopo questo piatto. Non avete problemi di linea? No, va bene, allora dopo andiamo a mangiare il riso. Come sai che un altro piatto questo qua sì? Me lo mangio, Enzo. Siete simpaticissime, come sta procedendo questa festa del cioccolato? Bene, per noi è la prima volta, però è molto bello, non ce l'aspettavamo così grande. Così. Di dove siete? Di Castrovillari, però studiamo qui all'università. Cosa studiate? Giurisprudenza. Avvocato! Anche tu? No, io economia aziendale. Economia aziendale? Siamo una bella coppia.
Siete una bella coppia, una coppia vincente. Sì, sì, speriamo. Solo queste tagliatelle abbiamo provato? No, abbiamo provato un Ferrero Rocher, un dolce al Ferrero Rocher che era anche molto buono. Tu preferisci, anzi preferite più la cioccolata fondente o al latte? Cioccolata al latte per tutti i giorni, cioccolata fondente. Io più fondente. Lo sapete che la cioccolata fondente fa bene? Sì, però la cioccolata al latte è più buona. È vero, anche io l'amo di più, l'amo. Quindi cosa vogliamo? Allora, invitiamo a tutti i calabresi, per chi magari non può venire quest'anno alla festa del cioccolato, di venire il prossimo anno, alla prossima edizione. Ricordiamo che sono 15 anni, quindi... Vi aspettiamo alla 16ª edizione della festa del cioccolato perché ne vale davvero la pena. Venite digiuni. Avete capito? Anche tu un messaggio. Vi aspettiamo qui a Cosenza l'anno prossimo. Molto semplice. Grazie e sempre a spasso col sorriso. No, vi vedo concentrato. Perché non si stacca, vedi? Qua invece il signore e la signora stanno provando i ravioli. Ravioli. Come sono? So come sono? C'è il pan di Spagna dentro, sono buonissimi. Invece il mio Vincent sta provando il riso. Il riso l'abbiamo già provato prima, però i ravioli ci siamo ritornati. Comunque si mangia bene a sta festa del cioccolato? Abbastanza, abbastanza. Una volta all'anno si può fare. Ha ragione la ragazza che ho intervistato prima, bisogna venire a digiuno. Infatti noi oggi ci siamo tenuti un po' leggeri, apposta, se no come si fa? Ma non ha problemi di linee. No, però noi ci alleniamo quotidianamente in palestra, quindi sappiamo che non bisogna sforare. Marco, ma pure noi ci alleniamo in palestra, per il lato addominale. Sì, noi facciamo questo momento qui. Che è il momento secondo me più bello. Un ottimo esercizio, anche quello. Ma abbiamo provato solo questi ravioli? Ce li abbiamo provati. Tutto, tutti gli stand vi siete girati? No, qua. Qua. Tagliatelle, gnocchi. E qual è lo stand che vi è piaciuto di più? I vaffellini e questo. I vaffellini. Comunque una festa del cioccolato molto bella. No, ogni anno sempre meglio. Di dove siete? Di qua, di Cosenza. Quindi grande orgoglio per i cosentini. I cosentini che vengono dalla Lamezia e da diversi posti. Da tutte le parti della Calabria, stasera qui c'è la Calabria intera. Infatti un sacco di amici miei che vengono un po' da diverse parti, da diverse regioni. Un complimento agli organizzatori, bisogna farglielo. Il Comune di Cosenza. E sono stati grandi. E ai cittadini perché affollano le strade, no? Grazie anche a voi, buona festa del cioccolato. Scommetto allora, che lei... ecco, già non possono mancare i paparazzi. Oh. Io vorrei vedere allora avanti una telecamera. Oh. Lei ha cambiato già mille colori, ha cambiato. No, non mi scappare. Una domanda semplice, prima i vostri nomi. Jessica, Rosa Maria. Loro sono le veline della festa del cioccolato. Cioccolata fondente o al latte? Fondente. Fondente. Vi sta piacendo questa festa del cioccolato? Siamo appena arrivati, comunque sì, carina. Quindi non l'avete provata la cioccolata? No, ancora no. E ancora no, gli anni passati l'abbiamo assaggiata e ancora no. Allora, buona festa del cioccolato, mi raccomando, andateci piano. Ma che sto scherzando, mangiate più che potete cioccolato. Ma dove andate a finire il mio Vincent? Ma che te sta a mangiare la pannocchia col cioccolato? È la crepe. Giusto per mantenere la linea, la fama, le donne d'oggi, da una parte una pannocchia con il cioccolato e dall'altra una crepe piena di Nutella, ma ti rendi conto? Sono pure ballerina, capito? Me lo posso permettere. Ah, è una ballerina, quindi fai vedere come si balla sulle punte. Un cane si è messo sulle punte. Mettiti sulle punte, dai. Mettiti sulle punte. Che ti morde, Vincent? No, ma mi devi dire che balli... Si era messo sulle punte. Io non so se... non. Il mio cane. Cosa balli? Classico, contemporaneo, un po' di tutto. Ma per... Dimmi. Un po' di tutto. Salsa baciata? No, questa no. Danza moderna? Classica? Sì, è bravo. Fai una cosa, gettaci una mozzicata alla pannocchia, vogliamo vedere. Vai, in diretta. Inquadra bene. Vai. Ma che bocca grande che hai per mangiare meglio. Ciao, okay, ragazzi, continuiamo. Buona serata. Arrivederci, buona serata.
come se in forchetta. Qualcuno che gli tiene il piatto? No, da sola. Brava, brava. Ma tu preferisci il cioccolato fondente o al latte? Al latte. Ah, sei una lattosa? Sì. Inquadragli gli occhi, per favore, guarda che occhi. Ora si emoziona, fai un primo piano, fai un sorriso. Vincent, altro che i capelli tuoi, guarda che bei capelli. Ma sono veri, vediamo. È ovvio che sono veri. Ma vediamo. Ma che bei capelli, oh! Ma quanto ci vuole, quanto tempo impieghi per prepararti questo tipo di capelli? Come sono profumati! Che shampoo usi? Pantene, liscio perfetto. Che profumo di cioccolato? No, ma non esageriamo! Che profumo di cioccolato non è possibile! Ma chi complimenta Nahim, la profumo di cioccolato? Per rimanere in tema. Alla stessa stregua di dire a Nahimila ti puzza nei piedi, scusa, permettimi. Cioè lei si è improfumata 40 minuti per avere sti capelli. Comunque. Oh, ma qua Cosenza, tutte belle ragazze, di Cosenza sei? Sì. Il tuo nome, ti voglio conoscere. Alessandra. Alessandra, io sono Mark con la cap Barletta. Mi raccomando, aggiungimi su Facebook. Sì. No, va, un suo mentire non mi piace, ti prego. No, sto scherzando. Festa del cioccolato 2017. Tanta cioccolata, tanta. E si sente l'odore e penso che andrò a casa e si sentirà l'odore anche nei cuscini, nei vestiti, ovunque. Secondo me domani mattina c'è il pentimento. No. Lo conosci il quinto emendamento? No. Prima magno e poi mi pento. Non lo sapevi questo? Sì, questo però è vero. Allora, che dovete fare per vedere la vostra intervista? Che dovete fare? Dovete cliccare mi piace su Mark e Vincent a spasso con il sorriso. Guardate e un po'. Domani mattina, ora tutti con lo panzerotto, chissà quelle cose. Questo domani brodino. Queste mangiano e se ne fregano. A chi voglio salutare? Che prima stavi salutando tua madre. No, mamma, sono in TV. Come si chiama? Stella. Stella! 1, 3, Stella. Ciao, ciao da Corso Mazzini. Avete una figlia simpaticissima. E bella. Beh, come avete capito è un maiale. Noi andiamo invece a salutare le altre. Il tuo nome? Giulia. Giulia. Alessia. Lei sì. Adina. Arina. Adina. Adina, è giusto, Adina, non bisogna sbagliare. Dai, facciamole mangiare, raga, Vincent. Ciao, raga, ciao. Buonasera, una domanda gliela posso fare? Preferisce cioccolata fondente o latte? Fondente. Fondente, questa sera alla festa del cioccolato la prevalenza è per il cioccolato fondente, che ricordiamo fa bene alla salute, il cioccolato fondente fa bene al cuore. E poi quando vi sentite depresse o depressi potete mettere in macchina mezzo chilo di cioccolata, 2000 calorie e mangiare quello solo per quella giornata, va bene? Mark, dimmi. Io direi di continuare con le interviste. Bella questa, e ho trovato il succo dello melograno, in realtà è melograno che ha delle proprietà eccellenti anche dimagranti, quindi un giusto contrasto tra il cioccolato che fa mettere qualche caloria e il melograno invece che aiuta a dimagrire. Scusi, posso provare un po' di questo melograno? Adesso proveremo il melograno. Grazie. Ovviamente si sta avvicinando la festa di Halloween, non potevano mancare le ragazze mascherate. Certo. Con le corna. Cioè, vabbè. Io ho le corna. Ma sempre corna sono anche le sue. E infatti, sempre corna sono. No, speriamo. I vostri nomi? Luisa. Giovanna, piacere. Piacere, Mark. Come sta andando questa festa del cioccolato? Simo, noi facciamo la spremuta di melograno che è veramente ottima. Ci fate provare? Certo. L'eccellenza delle eccellenze, veramente incredibile, ha un sapore. Io il melograno lo mangio così ogni chicco, però devo dire che spremuto è delizioso. Ma se uno a casa non ce l'ha, lo spremi agrumi, è un parolone. Agrumi, diciamo che ti fa assaporare anche la parte amara, invece questo qua se tu lo fai a mano solamente la parte dolce. Ah, il trucco c'era ma non si vedeva. Abbiamo anche i cannoli qua. Abbiamo il pistacchio, cannolo normale. Non poteva mancare il cioccolato, il dolce. Cioccolato, il tipico, giusto. E beh. Ma che vogliamo dire a tutta la Calabria?
E non solo, perché a noi ci guardano anche in diretta streaming in tutto il mondo. Il Bar Pop vi aspetta. Ma no, invitiamo a venire alla Festa del Cioccolato alla prossima edizione. Certo, sì. Dai, un messaggio. Come solo tu sai fare. Io? Vabbè, ci vediamo il prossimo anno. Venite qui a Cosenza, al Soccorso Mazzini. Tutto al Bar Pop per ora. Bravo al Bar Pop però. Lei lo sottolinea sempre. Sottolineiamo dove c'è sempre il sole, perché qui il sole sorge a tutta l'ora. Ma soprattutto dove non mancano i sorrisi. È lavorato questo succo. Buonasera. Buonasera. Complimenti per la cioccolata, veramente buona. Direi ottima. Grazie mille, mi fa piacere. No, ma il tuo nome? Giovanna. Giovanna, stavo notando queste sculture di cioccolata. Beh, possono piacere sia ai piccoli che ai grandi, a partire dagli animaletti, la scarpetta semplice per la donna, per l'uomo. Ma quella è la scarpetta di Cenerentola? Beh sì. La faccio vedere a casa, la puoi prendere una? Guardate che bella. Ovviamente l'ha preso lei perché ha il guanto, il lattice. È importante anche questo. Giusto. La prima cosa è l'igiene, la pulizia. E dell'azienda. Proveniamo da Corigliano. Da Corigliano, quindi tantissime aziende stasera qui alla Festa del Cioccolato. Ma qual è la cioccolata più forte che state vendendo? Quale cioccolata sta vincendo quest'anno? Diciamo che quella al latte, a partire da quelle più tradizionali, cioè quella fondente con le nocciole, la mandorla al latte. Però negli anni passati ci siamo accorti che ad oggi un po' sta perdendo il peperoncino, che è il nostro pezzo forte, insieme alla liquirizia. Proprio il peperoncino, qui in Calabria. C'è chi preferisce prendere dei gusti molto particolari, essendo che la Festa del Cioccolato, altra cioccolata, quella classica, la trovano dappertutto, magari in supermercato. Invece qui qualcosa, magari con i cioccolatini che sono pezzi più piccoli, però più o meno sta andando abbastanza. Allora, io prima ho provato questa cioccolata, che è al cioccolato bianco. Ecco, c'è sia il cioccolato bianco, al latte, fondente. Un po' di tutto, c'è l'uvetta, banana. Proprio quella alla banana, dai, vediamo. Invitiamo a tutta la Calabria a venire alla prossima edizione. Sì, perché comunque è un luogo di ritrovo, essendo che si trova anche sul corso principale della provincia, è un'organizzazione particolare. Dove vi possono trovare? A Corigliano, precisamente. Su Facebook. E c'è la pagina La Pasticceria La Perla, perché noi siamo sia pasticceria, catering, facciamo un po' di tutto. Ci trovate alle Feste del Cioccolato e anche poi l'estate abbiamo bar, pasticceria, facciamo torte. Un po' di tutto. Sì. Ti ringrazio, complimenti. Ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato ora sulle nostre emittenti, RT Calabria canale 12, STV canale 112 ed ST Television canale 628, ci troviamo su Corso Mazzina a Cosenza per la Festa del Cioccolato, 15ª edizione. Siamo quasi giunti al termine della puntata. Cioccolato fondente o al latte? Fondente. 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 Latte. La pecora nera c'è sempre. Cioccolandia è un posto meraviglioso, tutto qui è dolce e zuccheroso. Piovono fragole a ciel sereno, qui a Cioccolandia con Bob il treno. Vieni anche tu a Cioccolandia, vieni anche tu a Cioccolandia. Su e giù per le strade insieme andremo, a Cioccolandia con Bob il treno. Guardate, non è un camioncino del gelato quello lassù. Camioncin dei gelati vedi svolazzare, piantine di gomme da masticar. Se poi vedi ciambelle ruzzolar, non scordar di gridar ciambella vai. Camioncin dei gelati vedi svolazzare, piantine di gomme da masticar. Se poi vedi ciambelle ruzzolar, non scordar di gridar ciambella vai. Salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato.
Fa caldo ma qui si sta meglio, la sabbia è più bianca stasera, ma dimmi che sei proprio vera, gelato al cioccolato. Per noi la quindicesima edizione della Festa del Cioccolato finisce qui e finisce alla grande con l'organizzatore dell'evento, Pino De Rosa. Noi ti ringraziamo subito per aver scelto le nostre telecamere e far vedere in tutta la Calabria e non solo, in tutto il mondo, questo appuntamento che ormai è diventato un appuntamento fisso per Cosenza e per tutta la Calabria, perché stasera c'è tutta la Calabria presente. Noi ringraziamo voi che siete venuti, però colgo l'occasione per ringraziare chi ha reso possibile questa manifestazione, a cominciare da Sua Eccellenza il Prefetto di Cosenza Tomao, al Questore Colicchio e al Vicario, nonché al funzionario che ha seguito tutti i dettagli, perché dopo l'evento di Torino è diventato un pochino più restrittivo e più restrittiva le autorizzazioni per fare eventi di così grande portata, perché questo è vero, sì, è una manifestazione di grande portata. Quindi il ringraziamento alle istituzioni e al dirigente che l'ha seguita questa cosa, che è il dottore Zampini. Poi ovviamente al sindaco, a Mario Chiuto, che ha concesso per un altro anno ancora Corso Mazzini, che è il salotto buono della città di Cosenza. All'assessore al ramo e quindi alle attività produttive Loredana Pastore, che stasera non è con noi ma che avrebbe voluto esserci e che ha seguito nei minimi dettagli questa iniziativa rendendola veramente grande. Per finire, ma non per importanza e per ultimo, alla CNA e al suo presidente Franco Rosa, che ancora ha avuto quest'anno la fiducia di affidare l'organizzazione a noi. Grazie a voi e a tutti quelli che sono voluti intervenire. Grande, grande, continuate così, perché è un orgoglio per la città di Cosenza avere questo evento ormai conosciuto in tutta la Calabria. Veramente ci chiamano da tutte le parti d'Italia e quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere un espositore da Lecco, da Merate per l'esattezza, e anche da Volterra, e poi molti siciliani, pugliesi, dalla provincia di Campobasso come espositori. Come visitatori, guardate un po' voi. E grazie alla nostra diretta streaming su digitando su Google RT Calabria Streaming, guarderanno questa puntata al di fuori della Calabria, quindi la guarderanno in tutta Italia e in tutto il mondo. Grazie, grazie a voi, grazie tante. Da Marco e Vincent a spasso con il sorriso è tutto, alla prossima puntata. Ciao! And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Oh,